Non è Commenti. Reggio Calabria, Vivo Valencia, il leader del Movimento 5 Stelle. Andiamolo a vedere, uscito da pochissimi No, istanti adesso dal no, suo. no, perché E sono. sentiamolo Adesso devo anche. rendermi conto, avendo fatto 50 km di Salerno-Reggio Calabria, Sei sono un passato po' da là? frastornato, nel senso che mi aspettavo un'autostrada pazzesca, invece siamo andati Siamo lì da benissimo. 3. Ah. No, no, vedi, hai dei preconcetti. No, no, la faccio. Invece l'ho fatta, mi sembrava una strada normalissima. Il problema è quando siamo entrati a Vibo. Il traffico di Vibo, ci abbiamo messo più a fare 1 km qua che non 50 km di Salerno. Quindi abbiamo dei preconcetti noi al nord di Salerno e Reggio Calabria, invece è un'autostrada carina. Siamo arrivati in questa ridente, a parte gli abitanti, cittadina, siamo davanti al municipio, è una città con un grande castello che si vede nello sfondo, bellissimo. Abbiamo turismo, abbiamo agricoltura, abbiamo il No, non mare, c'è più abbiamo le fogne, non c'è più niente. Non c'è più niente. niente. Si sono mangiati anche Si quello. sono mangiati tutto, No, abbiamo il no, no, presidente che ha questo dato no. le dimissioni, Ancora no. quindi Non siamo. riescono mai. Quindi vedremo cosa fare. Questo è un sogno, ragazzi, stiamo sognando. Questa è una missione che abbiamo come movimento, non siamo qua venuti a chiedere voti, siamo venuti a chiedere un'azione di democrazia, nel senso di venire a firmare e permettere al movimento di partecipare alle elezioni. Poi, se voi ci date questa opportunità firmando, va bene, e poi potete anche non votarci, però il fatto di andare alle elezioni è un diritto che dovremmo avere come tutti. È il primo movimento al mondo in Italia che si candida alle elezioni, quindi hanno paura di queste persone, guardatele. Sono queste che dovranno rifare questo paese dalle fondamenta. Qui non è problema di sostituirci a una classe politica, abbiamo bisogno di sostituire un pensiero di economia, un pensiero di scuola, un pensiero di istruzione, un pensiero di PIL, di banche, di finanza. Cioè, dobbiamo ristrutturare un po' tutto e dobbiamo cominciare da queste persone qua. Questo è bellissimo. Siamo l'unici, abbiamo fatto delle votazioni online. Per la prima volta sono tutte le televisioni del mondo che ci stanno seguendo, questo è allora scusa, mi giro un attimo di qua. Come va? Tutto bene? C'è tuo Sei cugino, grillo, ca, finimo tutto a crocco, tu combinasti. Allora, te combinasti tu da Sky, te combinasti tutto a YouTube, tutto a crocco. Allora, qui parlate un po' di dialetto, perché sennò io non riesco a esprimermi se non parlo dialetto calabrese, è che non lo parla più nessuno. Allora, manco i cani, lo dite sempre, manco i cani. Allora, Poi volevo dirti, il viola è il colore della Della spiritualità. spiritualità, perfetto. Però io preferirei in teatro, se tu vai a teatro con. Se vai a teatro però con quello si toccano. Però, no, quindi siamo qua e vediamo di aiutare questa raccolta firme, siamo qua per questo, no? Quindi il paese se ne sta andando, si sta frantumando la politica, si sta frantumando la politica, quindi noi cerchiamo di dare un senso nuovo alla politica, se no, ecco, i partiti stanno scomparendo, lo vedete, c'è questo cofano del Maggiolone che è Berlusconi, che è un cofano ormai giallo, così che è arrivato e dice sì, no, ma Monti dalle dimissioni da solo, se le date da solo, nessuno l'ha mandato via, si è sfiduciato, è andato a casa sua, ha visto sua moglie e ha detto mi sfiducio e si è sfiduciato, non è andato al Parlamento, non si sono sciolte le Camere, fanno ogni decretino, decreto, non si sa la legge come la legge elettorale, la cambiano minuto per minuto. Quindi il problema nostro non è tanto la raccolta di firme, che è un problema, ma il problema è che ogni firma andrà vidimata presso il comune di residenza, dovrà dare la certificazione a ogni firma. Quindi non abbiamo il tempo, tutto sotto Capodanno. Le elezioni a febbraio non è mai successo al mondo nella storia della Repubblica con la neve. Con la neve, con la neve qua. Ma siete comunastico? Come sei comunastico? Sono comunato male. Tigno sei io. Tigno sei io, non giri per aspetta. linea. Che te incontro Ciccio Castagna, state attenti qua, eh. A Santa Chiara a rubare non ci misi riporti i ferro, eh. Ecco, qui si parla anche di proverbi. Quindi noi siamo una deviazione.
del senso, nel senso della politica, non hanno capito ancora chi siamo. Io sono attaccato come loro tutti i giorni dalle televisioni, dai giornali, così personalmente, è proprio un metodo drastico, fascista quasi, mai sui temi, siamo senza programmi, solo protesta, siamo un programma, è un'idea di programmi, 5 Stelle sono programmi, siamo solo programmi, parliamo di mobilità, parliamo di rinnovabili, passare dal petrolio alle rinnovabili in 20 anni, cioè è una trasformazione di società, di civiltà, non di politica. A noi non interessa andare in Parlamento col 20, 19, 15%, quello che sarà. Ci interessa che la percentuale arrivi al 100%, che i cittadini sostituiscono i partiti che non rappresentano più nessuno. È un po' di democrazia diretta. È un pochino di democrazia diretta, ca. Allora. Niente, fantastico. Dove siamo? Andiamo. Grazie. Ciao, grazie. Grazie. Abbiamo il calabro per tutta la voce. Come va, Ciao Beppe. Di qua. Dove? Ciao ragazzi. Si firma. C'è anche il sindaco. E allora così Grillo, ben trovati, Beppe Grillo, a Vibo Valentia per il Firma Day, per raccogliere le firme per presentare i candidati in Parlamento. Lo avete sentito, il paese si sta frantumando, non ci interessa arrivare in Parlamento con il 20%, vogliamo il 100%, vogliamo cambiare il paese. Grazie, abbiamo un po' di difficoltà a trovare i certificatori, forse non lo so come mai, magari qui no, qui no, qui no, quindi abbiamo un po' di difficoltà, specialmente nei consolati, non so, i consolati, un sacco di consolati si rifiutano di dare i modelli, di non avere i modelli, di avere i server che non vanno, cioè i nostri connazionali all'estero hanno difficoltà a venire a firmare per il movimento, capito? Ma i consolati non so esattamente cosa vuol dire fare il console, come andiamo? La televisione ti invecchia. No, sono... Così sei meglio, però devi raccomandare di centrarli qui. Tu sei troppo introspettivo, non ce la faccio a seguirti. No, perché non è giusto. Dimmi. Che dalle 7 di sera alle 8 si ritira a casa mio figlio con 1.000 euro. No, hai capito? Guarda, altro che introspettivo. Guarda, io sono... dico di censarli qui, ma non solo con le parole. Aia, tu sei un... tu mi fai paura. Hai capito? No. Mi fai paura. Mi fai paura. No, mi fai paura. Questo qua. Cartucce debbano spendere. Ah beh, sì. Lega sono solo quelle, magari. Anche c'è anche un 10 euro di lecca, vedi che sono anche sono anche dei pacifisti. Ciao, per la legge Lazzati, no? È una cosa importante, non potrebbe parlarne. Di che cosa? La legge Lazzati, in modo tale. La legge Lazzati, ha sentito parlare di questa legge? No. Ma non la conosce, è una cosa incredibile, li mandiamo tutti a casa con la legge Lazzati, perché lavora su un concetto ora io qua ne parliamo con Carlo. Andiamo di qua. Allora, che bello, questo è il municipio, quello che ci prenderemo fra un po'. Ecco, allora il disco, chi è questo? Di là. Allora io vorrei sottoporre la vostra attenzione che ci sono più anziani che giovani, eppure noi siamo un movimento di web, quindi quando dite che il web, le votazioni online non si possono fare, c'è pieno di grilli, c'è pieno quando... Signori, signori, grazie, signori, ci sentiamo, signori, ecco, no, allora, mi alzate un pochino, aspetta, state indietro, volevo dirvi una cosa, guardate, si sente, guardate un attimo, guardatevi attorno,
Ora sta succedendo qualcosa di strano. C'è pieno di anziani. No, no, anziani. E dove sono i giovani? Laggiù. I giovani sono sospettosi e ci guardano da laggiù. È fantastico. Si è rovesciato il concetto. Allora, il primo che mi dice, ma voi del web fate le elezioni via web, votate online, coi computer. Gli anziani come fanno? Perché si presume che gli anziani non vanno in internet. Non è vero. Lo sapete meglio di me. A casa, di notte, avete tutti sul computer di notte, non sapete cosa fare, non dormite, gli anziani non dormono, vanno a vedere gli ultimi farmaci che ci sono, che sono usciti, quindi, come si, vai, allora il discorso è questo è un movimento fatto da queste persone qua, guardate un attimo, queste sono le prime persone che saranno elette in Parlamento se noi avremo la possibilità di andare alle elezioni, eccole qua, sono ragazze laureate, sono ragazze che parlano di turismo, sono persone giovani, abbiamo bisogno di queste persone da mettere lì, questo è un movimento che nasce in rete, nasce mettendo intelligenze insieme della rete su dei problemi, non abbiamo più bisogno di rappresentanti in Parlamento, di partiti politici, avete visto cos'è, qual è la situazione, è il disfacimento totale, non è solo Fibo Valencia. Io arrivo con dei preconcetti, arriviamo tutti, io arrivo in Calabria, no? Arrivo in Calabria, faccio la Salerno Reggio Calabria, come tutti quelli del nord, immagino chissà cosa c'è, è una strada normalissima. Il casino non è la Salerno Reggio Calabria, il casino che ci ha messo più a fare 1,5 chilometri in centro di Vibo Valencia che 50 chilometri di Salerno Reggio, le buche, ma è tutta, non è Vibo. Monteleone, non è Vibo Monteleone che è in una situazione disastrosa, avrete qualche problema in più di 'ndrangheta, qui avete una filosofia dell'aggiottaggio e del rubare che è oltre il furto, siete andati oltre, perché rubare 500.000 euro al fondo anti-racket, cioè il racket intercontinentale che fa il Presidente del Consiglio, parlo di Rigor Montis, è un curatore fallimentare, ma delle banche per riprendersi, ma sì, ma siamo populisti, ormai queste cose qui, la cosa che mi dà più fastidio è che le dice Berlusconi queste cose qui, io allora che cosa dico? Allora dovete avere un'idea, non sono tanto le cose che sentirete in questa campagna elettorale, non fidatevi neanche di me. Non fidatevi quasi di nessuno, però guardate e state a sentire e fate una piccola indagine, come curiosità ce l'avrete. Chi ve le dice queste cose? Saranno le stesse che vi diranno, che vorranno decurtare i soldi alla politica, dimezzare i parlamentari, dimezzare la casta, due legislazioni. Allora guardate e sentite chi le dice, perché è l'unico modo per capire se uno dice la verità o meno, sapere chi le dice. Allora noi, un movimento è nato 3 anni fa, senza soldi, vuol dire che abbiamo rifiutato 1.700.000 euro per le regionali, li abbiamo lasciati perché non sono soldi nostri, i nostri consiglieri sono 400 più 4 regionali, si sono dimezzati, più che dimezzati lo stipendio l'abbiamo già fatto, ed è il primo movimento che entra in Parlamento, non c'è mai stato, abbiamo già sottoscritto una carta a tutti, che se entriamo con le percentuali di adesso, se sapremo la legge elettorale come sarà, ma se entriamo in Parlamento ci siamo già, avremo diritto come legge di rimborsi elettorali a 100 milioni di euro, 100, perché se metti 90 parlamentari dentro hai diritto a 100 milioni di soldi vostri, noi abbiamo già firmato che non li prendiamo, non vogliamo soldi pubblici, ma vabbè, è populismo, noi vogliamo insegnare a questa gente e vogliamo aprire una strada, chi lo farà insieme a noi? Quale sarà il partito che rinuncerà ai loro rimborsi elettorali? Nessuno. E allora abbiamo questo curatore fallimentare che si è dato le dimissioni da solo, nessuno l'ha sfiduciato, il Parlamento è ancora lì, le Camere non si sono sciolte, ma se andate a vedere la Costituzione che viene elogiata in televisione, non c'è uno che la rispetti. Allora questo qui si sfiducia da solo. Monti è andato a casa sua, ha visto la moglie e ha detto non ce la faccio più, mi sfiducio, doveva andare in Parlamento, doveva sciogliere le Camere, e invece va da Napolitano che ha fatto, voglio,
Allora, se lo fanno tra di loro, questo si sfiducia da solo. E adesso siamo qui in trans, che non capiamo qual è la legge elettorale, quante firme. Noi siamo gli unici che come movimento, non si è mai candidato un movimento alle elezioni, mai. Siamo gli unici che dobbiamo raccogliere le firme coi banchetti. E io giro l'Italia col camper, ma non ha prestato due rumeni. Mi trovo benissimo, perché dovremo abituarci alla sopravvivenza. Quindi io, allora, sto girando quattro regioni in due giorni, arrivo dall'Alto Adige, arrivo dal Friuli, e quindi per raccogliere le firme. E ogni firma non è tanto qui i banchetti, perché so che firmate. Perché io vi chiedo una cosa, io non sono venuto a chiedere il voto. Io non voglio convincervi, se non siamo convincenti, se loro non sono, io non sono candidato. Io garantisco che queste persone, per usare il Movimento 5 Stelle, il logo, mi devono mandare dei documenti. Io garantisco, uno, che siano incensurati, e trovarli qui in Calabria è stato abbastanza complicato. È una battuta. Allora, questi sono incensurati, non hanno mai fatto politica prima. E sono residenti qua, calabresi, e non iscritti a partiti. Io, quando ho questa cosa, garantisco che sono persone per bene. Noi abbiamo bisogno di mettere persone oneste là dove c'è la persona disonesta, un sistema marcio, è già una rivoluzione. Signori, noi abbiamo quattro sindaci, ne avete mai sentito parlare dai giornali? I giornali dicono che sono demagogo, populista, Hitler, sono come Mussolini. E una volta ce l'ho con i negri, una volta ce l'ho con gli omosessuali, l'altra volta odio le donne. Abbiamo fatto le elezioni online. Bene, il 55% della nostra lista, se entrerà in Parlamento, il 55% sono donne, sono ragazze, tutte laureate. Io voglio vedere una madre di famiglia in Parlamento che abbia tre figli. È inutile che ci dicono che non sappiamo fare politica, ma se una donna riesce a mantenere i suoi figli, farli studiare, andare a lavorare e non fallire come famiglia, io la voglio come Presidente della Repubblica, una donna così. No! Quali sono? Cosa vuol dire essere esperti di politica oggi? Cosa vuol dire essere esperti, andare in televisione? Sì, il sistema è marcio. Allora, qual è l'esperienza? L'avete mai vista cosa fanno? Dammi un po' l'iPad. Vanno a votare cose che non sanno neanche cosa votano. Quando votano in Parlamento, i famosi politici, quelli con l'esperienza. Dammi l'iPad, Pietro. Dove sei? Allora, dammi l'iPad, Pietro, è bellissimo. Dammi l'iPad, Pietro. Pietro dov'è? Allora, che cosa fanno? Vanno in televisione e poi votano con un sistema elettronico delle cose che non capiscono cosa votano. Vi faccio vedere. Avete sentito in questi giorni la legge, il patto di stabilità? Già le parole ti ingannano. Stabilità. Chi? Di chi? Chi è stabile? Abbiamo tutti la labirintite. Chi è stabile? Le banche. Qual è? Ecco, stabilità per le banche. Il patto di stabilità, che è la vecchia legge finanziaria. Io vorrei capire, perché vi faccio capire, vorrei capire, tieni un attimo il microfono, vorrei capire che gli occhiali, i miei occhiali, dammi, quanti ne te ne manca? Chi è che ha un paio di occhiali? Da due, quanto è? Guarda, prova. No, dammi. Non lo vuole vicino. Allora, siete da vomitare. Vabbè. Allora, sentite com'è la legge che hanno emanato adesso. Ora ditemi se non è una grande presa per il culo, perché io ho un'intelligenza media, una cultura media, come la maggior parte di voi. Allora, si chiama legge di stabilità, è scritto da allora, un esempio. L'inizio del comma 11 dell'articolo finanziamento di esigenze indifferibili. Sono leggi che dovremmo rispettare. Finanziamento di esigenze indifferibili. Al fine di finanziare interventi di natura assistenziale in favore delle categorie di lavoratori
di cui gli articoli 24, comma 14 e comma 15 del decreto legge del 6 dicembre 2011 numero 201, convertito con modificazioni della legge 22 dicembre 2011 numero 214, 6 comma 2 ter del decreto legge del 29 dicembre 2011 numero 216, convertito con modificazioni della legge 24 2012 numero 14 e 22 del decreto 6 luglio 2012 numero 19, convertito anche lì con modificazioni della legge 7 agosto 2012 numero 135. Allora lo vedete, allora, Beppe Grillo che allora, a Vibo Valentia per il Firma Day per la raccolta delle firme per presentare i propri candidati in Parlamento, stava leggendo alcuni articoli della legge di stabilità, il decreto legge che oggi tra l'altro vi ricordiamo alle 18 avrà il voto definitivo, via libera definitivo alla Camera. Intanto vi ricordiamo che potete continuare a seguire comunque Beppe Grillo a Vibo Valentia sul nostro servizio Active, tasto verde del telecomando Sky, la finestra dedicata, lo vedete, è la numero 3.